Teatro La Fenice è il simbolo di una solida identità territoriale, di una splendida città unica al mondo, quale Venezia, che ha accolto nel corso dei secoli visitatori, cittadini che venivano da tutte le parti del mondo per godere delle meraviglie di questa città. Il fuoco ha distrutto per ben due volte il Teatro La Fenice e noi ricordiamo le immagini che nel corso, durante l'incendio, venivano divulgate in tutti i continenti e l'opera senza tregua dei vigili del fuoco che hanno cercato di impedire in tutti i modi che le fiamme si propagassero anche negli altri edifici del Sestiere San Marco. La caparbia determinazione dei veneziani, dei veneti, e insieme a un consistente impegno finanziario dello Stato hanno consentito il miracolo di una ricostruzione in tempi brevi e hanno consentito che la Fenice potesse essere restituita a non soltanto ai veneziani ma al mondo intero. Quando è stata inaugurata nel 2003 alla presenza del Capo dello Stato Ciampi con un'opera che nulla è stata lasciata al caso. La consacrazione della casa di Beethoven è stata un momento davvero intenso di partecipazione di tutti. E questo vuol dire che io lo dico da veneziana acquisita, avendo io avuto l'onore di vivere a Venezia per qualche anno e devo ringraziare questa città per avermi dato tanto in termini di emozioni, in termini di professionalità, perché io ho conosciuto davvero una città dove le istituzioni collaborano insieme, quindi lavorano insieme, e questo ha reso anche più facile il mio lavoro. Allora oggi, che dire, oggi a distanza di 25 anni, il 29 saranno 25 anni, la nostra speranza è che tutti i teatri e la Fenice quindi possa riaprire al pubblico, possano sedersi e soprattutto si possa alzare il sipario anche sulla nostra vita.